prendono finalmente possesso del terreno sequestrato di Castellace, quello degli ulivi, di quella curiosa potatura. Poco dopo aver iniziato i lavori, si presenta da loro un signore in motorino. Scende dal motorino e dice: «E vu! Cu siete?» «Noi siamo quelli che hanno avuto il terreno in affidamento dal tribunale. Ma voi, scusate voi, chi siete?» «Sono il signor Lupino. La non l'ex proprietario, il proprietario, perché seppure il bene è sotto sequestro, io qui vanto comunque un diritto di proprietà. E che fate quelle olive? Le raccogliete voi? Si dia il caso che chi è stato autorizzato a coltivare un terreno possa anche raccoglierne i frutti.» Lupino a quel punto se ne va. Nei giorni successivi Domenico e Giacomo non si recano più sul terreno, che intanto viene seguito dagli altri operai della cooperativa, e a questi si rivolge l'ex proprietario, dicendo di riferire a quei due signori conosciuti il giorno prima che li aspetto a casa mia, quello oltre il cancello, le telecamere a raggi infrarossi, a bere un buon caffè. Quel caffè non fu mai accettato, ma qualcuno pensò di anticipare loro lo zucchero, che versò generosamente non nelle tazzine del caffè, ma nei depositi del gasolio. E lo zucchero fa male sia ai diabetici, ma anche ai motori del camion, che fatti gripparono, facendo saltare in aria il primo raccolto di olive. Da quel giorno, da quel preciso giorno, mi dice Domenico, io il caffè lo bevo amaro, per ricordarmi qual è il sapore della sfida. Tanti altri inviti però sarebbero giunti in seguito, diretti dall'interposta persona, nelle case, nei bar del paese. Nessuno di questi inviti era cordiale. Se accetti un caffè dal mafioso, significa che sei disposto a trattare. Lo sanno tutti, il gestore, gli avventori, chiunque. È una consuetudine che si trasforma in pressione psicologica. E l'andrangheta ha lavorato molto bene e intensamente da questo punto di vista. Al signore il caffè è offerto. Ordina un giorno il boss all'interno del bar. «No, grazie, il caffè me lo pago da solo», risponde Domenico, che davanti all'insistenza del boss non cede. Anzi, se insiste, io esco dal bar. A questo punto il boss, che non può sopportare la sfida in pubblico, se ne va. Però quando è il momento di pagare il caffè, il gestore rifiuta il denaro. Il caffè gliel'ha già pagato quel signore là. No, ho detto che il caffè me lo pago da solo. «Ma scusi, ma io non posso impedire a una persona di offrirle il caffè.» A questo punto Domenico prende una monetina da 2 euro e la depone nella cassettina delle offerte. «Voi non potete nemmeno impedirmi di rifiutarlo quel caffè. Il caffè me lo sono pagato da solo. E qui dentro io non ci metterò mai più piede.» Beh, sono vicende che accadono nella piana di Gioia Tauro. Da qualche tempo però, in alcuni bar, di fronte alla cassa compaiono dei cartelli con sopra scritto: «Per gustare meglio il tuo caffè, pagano da te. Divieto di offrire.» Non sottovalutate il gesto, perché questo non è uno stupido divieto, ma un primo grande passo verso la legalità. Quei bar, il loro piccolo, si sono schierati. (Applausi)
prodotti a marchio Liberaterra sono in vendita nelle botteghe ecosolidali, nelle botteghe di Liberaterra e anche nei supermercati Coop. E ora scusate signori, ma che ore sono? Carmelo, che ore sono? Anche i gruppi gas, esatto. Le 11. Le 11. Caspita, ma scusate, mi è venuta una gran fame. Quasi quasi qualcosa ora la mangerei anch'io. Ciao! Sara, qui proprio su questo palco debuttò Muffin Tent il 9 ottobre del 2010 e devo dire che ha portato però molto molto bene, perché è stato veramente e continua ad essere una tournée molto molto entusiasmante. Abbiamo veramente attraversato l'Italia dalla Calabria al Trentino Alto Adige. Dicevo, non è solo portare in giro uno spettacolo, Muffin Tent è l'occasione per noi artisti, poi anche i miei tecnici che ringrazio pubblicamente perché era la prima data, sono sempre con me e mi supportano. È per noi l'occasione davvero di scoperta, di conoscenza, di apertura a mondi diversi, spesso anche con grandi difficoltà, perché potrete immaginare non sempre queste parole, che appunto per voi che avete una tradizione di legalità, sono tra virgolette, ovviamente rientrano nel vostro mondo, spesso queste parole danno molto fastidio. Infatti se molti hanno seguito anche il nostro percorso, ci sono stati anche vari incidenti di percorso con a varie intimidazioni e minacce appunto nei nostri confronti. Detto questo, è stata un'esperienza bellissima e continuerà. Io penso che da questa data in poi ne faremo altre 140. Per cui insomma, continua a essere veramente grande occasione di, ripeto, di scoperta e di incontro. Io voglio dedicare questa data a Don Andrea Gallo, che proprio oggi è venuto in mezzo. Prezzo straordinario, nuovo, straordinario. E mi stavo per la fortuna di conoscere. Purtroppo io dico sempre, dovrebbero essere eterne le persone che sono necessarie per il bene dell'umanità. Purtroppo non è così, siamo tutti destinati inevitabilmente a finire. Però non finiscono mai l'impegno, le idee, la passione civile. Grazie. Bravo.